Vai, Olivia, vai così! Ti stai chiedendo come si fa a fare un video così, come una star? Chiedi a un'amica brava come Vicky di riprenderti camminando davanti a te mentre tu fai la bella tutta impettita. Puoi tirare della polvere di gesso in aria come fa Olivia per rendere il tutto più drammatico. Qualcosa mi dice che Vicky dovrà farsi una bella doccia dopo le riprese di questo video. Lei sì che è un'amica. Ah, cosa non si fa per un'amica, eh? Bene, è valsa davvero la pena? Eh sì, decisamente. Ma sono solo io oppure Rob è davvero cambiato un sacco quest'anno? Wow, hai ragione! Vorresti ricreare qualcosa di figo sott'acqua per Instagram, ma non vuoi bagnarti i capelli? Allora riempi una vasca trasparente con acqua e sollevala da terra con l'aiuto di due sedie. Ok, sono pronta per il mio primo piano. Un po' troppo, accidenti. E così? Sì! Questo trucco funziona bene se hai un tappeto blu dove metterti, come questo. Wow! Il riflesso dell'acqua fa sembrare che Mia stia veramente sott'acqua. Ah, niente di meglio di un bel bacio per fare lo scatto perfetto per Instagram. Questa è la mia posa. Sono appena caduta in acqua e sono atterrata così. Wow! Super inquietante, ma è davvero uno specchio! Mia? Ci sono due te o ci vedo doppio? Ok, sei chiaramente una maga di Photoshop, altrimenti ci devi qualche spiegazione? Ok, puoi fare degli scatti fighi come questo con il mood panoramica del tuo cellulare. Vai a destra con la panoramica. Quando hai ripreso il punto che volevi, metti stop. Bisogna ammetterlo, è impressionante! Se hai una giornata ideale per andare in piscina, allora è arrivato il momento di fare un servizio fotografico. La prossima volta che sei seduta a bordo piscina, prova a tenere un grande specchio proprio come Vicky. Wow, sembra davvero figo, vero? Puoi anche prendere uno specchio tipo questo e portarlo in giardino per delle foto super sensuali. Il riflesso sullo specchio rende queste immagini già photoshoppate. Puoi usarli per far sembrare di avere una testa fluttuante. Vedi? Ma quello che preferisco è usare lo specchio per far riflettere qualcosa che contrasta magnificamente con lo sfondo. Ah, davvero adorabile! Ah, guarda questi due piccioncini! Sembra stiano in posa per una foto romantica! Ehi, non allungare le mani tu! Wow, ma era Vicky! Inganna i tuoi amici con questo trucchetto! Vesti una parte del corpo come una persona e l'altra parte come un'altra persona. Wow, la natura è fantastica, non trovi? Wow! Ma come fa questo fiore a sbocciare in così poco tempo in una mano? Oh, ma questo è ancora più carino! Ok, mi arrendo, ma come fate? Beh, con l'aiuto di un amico puoi far sembrare che ti nasca un fiore proprio in mano. Tienilo tra le dita e metti del terriccio sul palmo. Adesso chiedi a qualcuno di filmare la tua mano mentre tiri lentamente il gambo del fiore verso il basso con la mano libera. Tiralo giù attraverso le dita e stop! Visto? Adesso fallo più velocemente al contrario per stupire ancora di più i tuoi amici. Ah, il momento preferito della giornata, il pranzo. Oh, ma perché non sta arrivando? Vabbè, almeno posso contare su Instagram per avere compagnia. Sembra che tutti tranne me si stiano divertendo. Hashtag questo fa schifo. Aspetta un secondo. Se vuoi davvero rendere un appuntamento realistico, collega gli auricolari al telefono in modo da poter scattare a distanza. Adesso metti il telefono e il selfie stick direttamente sulla sedia di fronte a te. Wow, sembra proprio che il tuo ragazzo ti stia scattando le foto. Servizio fotografico in solitaria. Ehi là, mi dispiace tanto, sono in ritardo. Non ti preoccupare, non mi sono annoiata. Hai mangiato senza di me? Sei troppo forte, Sofia! Oh, è rilassante lo yoga, vero? Tutto quel piegarsi e allungarsi. Se solo avessi un piccolo aiutino. Ah, finalmente! Respiro e stretching. Ah. Wow, e guarda anche le gambe! Questo è spettacolare! Ma aspetta, come ha fatto Vicky a diventare improvvisamente così flessibile?
Aspetta, quelle non sono le gambe di Vicky. Ma certo, sono quelle di Ellie. Brava, Olivia, così. Wow, questo look estivo ti sta da Dio. E fatto. Com'è che sono fantastici dal vivo, ma perdono tanto in foto? Cavolo, sono orrenda. Lo so. E se cambiamo l'angolazione? Ok, stai indietro e reggiti a me. A volte se le cose non sembrano giuste, cambia il modo in cui le stai guardando. Oh sì, ecco, questo piccolo cambiamento ha cambiato tutto e adesso sembri una vera modella. Guarda come sono vividi i colori. Cerca solo di non cadere, ci manca soltanto questo. Spero che il tuo telefono possa gestire tutti i mi piace che tra poco riceverai, Olivia. Ti stai chiedendo perché a Vicky si svita la testa? Beh, come puoi vedere, indossa una stampella a forma di triangolo che tira su con la mano quando fa finta di starnutire. Furbetta, Vicky, furbetta. Vuoi far rosicare il tuo ex con i social? Niente di meglio che fargli vedere che cosa si perde. Mamma mia, il tuo sedere è super in forma questo periodo. Ti sei allenata tanto, eh? Beh, sollevare pentole e padelle non è il massimo, ma può aiutarti a migliorare le cose, se sai cosa intendo. Oh, non dimenticare un buon filtro. Oh mio Dio, ma che ha fatto questo a Vicky? Non preoccuparti, troveremo il mostro che ti ha fatto questo, ma nel frattempo facciamo qualche foto. Per un servizio fotografico buffo come questo, basta saltare in piscina e rimanere vicino al bordo. Assicurati di avere la coda di cavallo. Chiedi a un'amica di tenerti i capelli mentre si trova nella direzione opposta con la testa rivolta verso il basso. Ok, Vicky, questa foto è fantastica, ma non ti renderà famosa. Cerca di non perdere la testa. È ora di postarlo su Instagram. È rinfrescante. Aspetta un attimo, sto levitando. Che succede? Bye bye, Vicky. Ok, ma che cosa c'era in quell'acqua? Attenta alla testa! Ehi, com'è il tempo lissù? Ok, Vicky non stava davvero levitando. Vuoi sapere che cosa c'era dietro le quinte? Innanzitutto, vediamo la parte iniziale della levitazione. Mettiti in punta di piedi in un punto che la videocamera non sta ancora riprendendo. E non dimenticare di fare una faccia sbalordita. Veniamo ai piedi. Fai in modo che siano isolati nello schermo, in modo che non si veda che in realtà ti stai sedendo su un tavolo. Adesso mettiti in piedi su una sedia mentre ti riprendono il busto. Visto? Sembra davvero che tu stia fluttuando.